Onorevoli senatori, colleghi, signor Ministro degli Esteri, credo che di fronte ad un popolo che soffre in sofferenza non ci deve essere mai spazio per le polemiche, specialmente in quest'Aula, ma di uno spazio, una ricerca di proposte condivise alla ricerca di una soluzione adeguata. Detto questo, anzitutto esprimo la mia preoccupazione per quanto sta accadendo in questi giorni in Venezuela. La situazione attuale è la conseguenza di un pesante conflitto istituzionale tra i poteri dello Stato venezuelano, gli equilibri tra potere esecutivo e legislativo. Infatti, sono compromessi a causa di una consolidazione di rapporti tra governo e Tribunale Supremo di Giustizia che ha portato quest'ultimo nel marzo 2017 a dichiarare nulli gli atti dell'Assemblea Nazionale per evidenti ragioni politiche ed affidare le prerogative parlamentari a capo del governo. La autoproclamazione del capo dell'opposizione, nonché leader dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidó, è quindi solo l'ultimo atto di uno scontro che mostra una democrazia ferita e un popolo tutt'altro che libero di esprimere la propria sovranità. La qualità di un ordinamento democratico dipende dal rispetto da parte delle istituzioni, dalla libera volontà popolare, e cioè da saper accettare la sconfitta elettorale e da rispettare l'opposizione perché necessaria affinché il dialogo possa dare voce a tutti i cittadini. In questo difficile scenario vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al popolo venezuelano e dai nostri concittadini soprattutto. Il nostro impegno, signor Ministro, da Paese democratico dovrà essere indirizzato urgentemente a sostegno del ripristino della democrazia e degli giusti equilibri istituzionali nel rispetto della dignità e sicurezza del popolo venezuelano. Concludo questo breve intervento, signor Ministro, visto che la sofferenza critica e insostenibile che si sta consumando in questo Paese tra la popolazione, ribadisco che nel rispetto della dignità umana e della persona soprattutto, credo, signor Ministro, che il nostro Paese, oltre gli interventi tempestivi già effettuati in cui dobbiamo prenderne atto e ne siamo orgogliosi di averne fatto qualcosa comunque, ci siamo espresso come si deve, ma dobbiamo intervenire ulteriormente contro un regime che ha portato o sta portando verso una guerra civile un popolo così pacifico come quello venezuelano. Ma rispettando ovviamente la volontà democratica e la libertà per porre fine al dolore infelice di un popolo venezuelano. Il nostro Paese è vero che ha fatto, è vero che ha intervenuto tempestivamente per arginare questa sofferenza di questo popolo e dei nostri concittadini. Ed è altrettanto vero che debba almeno continuare a fare ulteriormente per far sì che questo regime che sta portando questo Paese ad una sofferenza inaccettabile, credo che è il momento in cui dobbiamo guardare la realtà in faccia e facciamo quello che di nostro potere
come un paese democratico. Italia è un paese democratico, è un paese che deve far sentire la propria voce, come sta facendo in questi ultimi tempi, perché dobbiamo notare che le cose stanno cambiando, non soltanto di fronte a un popolo che soffre, ma su scenario esteri. Credo che il nostro paese, il nostro governo in questo momento sta facendo. Quindi, signor Ministro, per concludere, chiedo un ulteriore sforzo affinché questa sofferenza cessa in modo democratico. Grazie. Grazie, senatore Uovi.